Io voglio ripartire con lei perché prima stavamo discutendo ampiamente di mercato, c'è stato anche un po' un, virgolette, in senso positivo, uno scontro tra Paolo D'Ercole e Gabriele De Bari, quando Gabriele ha detto una parola, frase che a me è piaciuta molto: Pescara vive di calcio. Vive di calcio, ma il presidente lo sa benissimo, è 8 anni che mi pare che sia in... che dirige questa società, quindi sa quanta fame, quanta voglia, quanta passione c'è per il calcio a Pescara, quindi lui è il tifoso numero uno soprattutto, quindi non è che scopriamo qualcosa di nuovo. Buonasera Presidente, prego. Io penso che Pescara vive di calcio è una parola grossa, perché poi bisogna, ognuno di noi credo debba riconoscere i propri limiti, no? Perché se è vero che Pescara vive di calcio, è anche vero che nella partita col Carpi, dove vincendo la partita arrivavamo anche se per una serata in classifica, c'era poca gente, lo so. Abbiamo incassato 9.300 euro, giusto per essere molto chiari. Quindi vive di calcio è una parola molto grande. Pescara ha uno zoccolo duro, che è quello che io non finirò mai di ringraziare, che è sempre presente, sarà sempre presente sotto l'acqua, sotto la neve, in trasferta, in casa, dappertutto. Poi il resto si avvicina quando le cose vanno bene, si avvicina quando esce il sole, quando le mogli non rompono le scatole a casa. Perché quando il Pescara vince, Presidente, i giornali vendono parecchi di più, le trasmissioni fanno maggiore audience, è un po' come Roma, se la Roma vince il Messaggero vende 30.000 copie più ogni giorno, insomma. Sì, ma quello non è quello. Lo so, per far sì che c'è l'umore della gente cambia in base ai risultati della squadra molte volte. Però vivere di calcio significa stare a Cesena con 10.000 abbonati in Serie D dopo un fallimento, o vivere di calcio significa stare in altre piazze dove ci sono 15.000 tifosi in Serie D e con una società che negli ultimi anni, con delle società che negli ultimi anni hanno fatto più danni del terremoto. A Pescara questo non c'è stato, anzi è stato il contrario, però evidentemente questo vivere di calcio non è così sentito. Però noi non dobbiamo fare quello che facciamo perché ci sono 2.000 persone in più o 2.000 persone in meno, noi lo facciamo perché crediamo nel nostro progetto, lo portiamo avanti, cerchiamo di ottenere risultati a prescindere da quelli che ci seguono saltuariamente, ma facendo soprattutto per quelli che ci sono vicini sempre e che ci saranno sempre a prescindere dalla categoria. Presidente, l'ultima la faccio io, mi risponda solo sì o no, perché è un nome che sta rimbalzando tanto sui siti specializzati di mercato, la possibilità di riunire a Pescara i fratelli Ciofani a Fantacalcio, o un pensierino ce lo state facendo? Io credo che se il Pescara dovesse continuare a giocare come vuole giocare il mister, credo che portare Ciofani a Pescara sarebbe difficile. Sicuramente un giocatore come Daniel fa gol a tutti in questa categoria. Io personalmente faccio fatica a pensare come non faccio a giocare a Frosinone Daniel, però al di là di questo probabilmente una scelta o del ragazzo o della società, se è vero come è vero che tutti lo danno sul mercato, è sicuramente un giocatore importante, sicuramente un giocatore che farà gola a tutti i club di Serie B, però da qui a vederlo spostare da Frosinone ce ne passa, perché credo che insomma per Frosinone Daniel abbia rappresentato moltissimo, la storia del Frosinone negli ultimi anni passa per lui.